Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati al nostro appuntamento col bianco e rosso TV Sport. Di cosa parliamo oggi? Beh, indubbiamente abbiamo ancora sulla pelle questa bella sensazione che ci ha regalato il Bari domenica all'ora di pranzo battendo il Brescia, però ovviamente non bisogna dimenticare che c'è un altro fronte caldissimo sul quale è giusto anche concentrarci e riflettere, cioè quello della società. Che cosa accadrà alla società del Bari? Perché insomma il tempo stringe, non dimentichiamo che l'amministratore unico Claudio Garzelli qualche tempo fa ebbe a dire che chi salva il Bari lo deve fare entro il 31 gennaio. Ormai siamo ad una cinquantina di giorni da quella data e quindi insomma credo che sia giusto riflettere su questo dato. Lo faremo oggi in compagnia di un opinionista molto apprezzato dal nostro pubblico, essere un attualmente sempre ultras del cuore e dell'anima, Roberto Maffei. Ciao Roberto, ciao, ben ritrovato. Dovremmo avere già una telefonata, prendiamo subito le telefonate. Intanto vi preannuncio che poco fa ha parlato la Manna, il portiere del Bari. Qui mi darei giudizio su questo portiere, perché a volte si perde, però a volte devo dire che fa anche delle parate molto, molto importanti. Ad esempio a Brescia. Quanti anni ha? Dovrebbe avere 23 anni, credo, la Manna. 23 anni, un portiere giovanissimo, direi che può crescere molto. Può crescere. Allora, c'è un amico in linea, pronto? Pronto, Enzo, Daniele. Ciao Daniele, ciao. Enzo, voglio dare un mio pensiero, visto e considerato sì. Che da parte vostra nei tempi passati non c'è stata risposta. Cioè? Io l'anno scorso la Meniam si è rivolta alla società, diciamo si è presentata alla società per acquistarla. Mm-hmm. Punto, hanno visto le carte, punto. Quest'anno, distanza di 365 giorni, si sono ripresentati. Mm-hmm. Mediamente, per chi conosce mastica un po' la materia, mm-hmm. dovrebbe trovare delle voci cambiate, differenti. Mm. Presumo in positivo, visto e considerato, ci sono sempre quei famosi tre anni che io già a tempo debito dissi, che nell'ultimo anno, 2010-2011, se la Melian fino ad oggi non ha comunque sottoscritto, vuol dire che sicuramente la società avrà presentato, come posso dire, beh, capisci? Dei bilanci, però non, Daniele, non facciamo, ma i bilanci, no, sono i bilanci sono quelli, non è che i, poi i bilanci quelli. Allora, se la Melian voleva acquistare, l'avrebbe acquistato in Serie B, mm-hmm. con conti diversi. Se non accettato, sicuramente qualche cosa di non chiaro c'è. Daniele, guarda, mi stai trasmettendo confusione da quello che dici. Però facciamo così, guarda, ti dico una cosa, ci ha chiesto di poter intervenire in questa trasmissione l'avvocato della Meliam, Raffaele Di Monda, quindi nella seconda parte avremo un collegamento con lui. Io credo che in questo momento fare ipotesi, l'azione, credo che proprio crei, come dire, il terreno più sbagliato per una conclusione della trattativa. La Meliam comunque ha trovato un'intesa col Bari, si è saltato il preliminare, si andrà direttamente a una definizione né bene né male di questa trattativa, però da quello che so io, da notizie in mio possesso, c'è un'intesa, nel senso che la trattativa è rimasta aperta ancora e il 19 dovrebbe essere il giorno da dentro fuori. Roberto? Sì, io non, in questi casi meglio tacere e aspettare l'esito delle trattative, che dipendono da mille aspetti che noi non conosciamo. Certo, la novità è la disponibilità della società a vendere, questa è la novità di questa trattativa. Io aspetto con piacere una novità, non certo che questa novità sia migliore del passato, ma comunque con il piacere di affrontare qualcosa di diverso. Sentiremo più tardi questa telefonata, sono molto curioso. Molto curioso, va bene. 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta. Pronto? Pronto, ciao Enzo, sono Vito. Ciao Vito, ciao. Ciao, senti Enzo, io volevo fare un appunto. Ieri sera vedevo Telenorba 8 sì. E sono rimasto esterrefatto dal comportamento di alcuni giornalisti, anzi di tutti i giornalisti che erano lì, nei confronti di Bacco, diciamo, per come si sono posti, primo. Uh-huh. E secondo, poi a me mi irrita, cioè che irrita, cioè mi dà fastidio, dai, forza. Mi dà fastidio il sentir dire che qualcuno ha detto lì, ieri sera a Telenorba 8, che solo Mattarrese può rimettere le cose in sesto al Bari e quindi deve tentare di andare in Serie A. Grazie per il tuo intervento. Okay.
Devo dirti che solo Matarrese, nel senso che ovviamente i debiti sono accumulati nella gestione comunque Sì, fino a dei prova Matarrese, fino a contraria. prova contraria. Quindi credo che nessuno più di lui forse lo potrebbe fare, avendone la possibilità, a cuor più leggero. È sempre brutto pagare i debiti degli altri per Ci entrare in mancherebbe possesso altro. di una società. È chiaro che, io l'ho sempre detto, c'è un pizzico di follia anche imprenditoriale in chi in questo momento prende una squadra dalla B con un fardello di debiti, credo, di una trentina di milioni di euro, e non solo. Poi chi prende il Bari ovviamente deve far meglio di Matarrese, altrimenti di Chiaro. cosa stiamo parlando? E quindi dovrebbe investire. Attenzione, far meglio in termini di risultati Non il primo anno, sportivi voglio non è dire. così importante. Far meglio in termini di rispetto per il tifoso, cioè non far partire i calciatori al primo anno in cui si affermano, non costruire uno stadio che non è costruito per i tifosi, ma è costruito per ben altre ragioni che conosciamo tutti. L'esempio della Juve. Io non credo che il primo posto della Juve non dipenda fortemente dal nuovo stadio, dalla quantità di gente che ci va e dal ritorno del fattore campo. Lo stadio di Bari sembra uno stadio. Sai quelle repubbliche del Nord Africa dove il dittatore si costruisce il suo stadio per le cose sconfinate, uno stadio che non va bene per il calcio? Ora sono curioso di vedere qual è il progetto di rivalutazione che stanno facendo. E quello che io rimprovero fortemente ai matarresi in questi, nella mia vita fondamentalmente, è il fatto di non aver mai dedicato ai tifosi le azioni. Perché tutto sommato tra Serie A e Serie B non credo che sia facile fare di molto meglio. L'Europa un giorno arriverà, Può forse non sarà capitare, insomma. benissimo, può capitare, ma fondamentalmente quello che è stato antipatico, le partenze di Protti, la partenza di Cassano, la sparire, Grandolfo sparisce, Cioè, non quello sparisce. considerare i Non sentimenti dei gli tifosi, questo vuol dire. insulti di Fascetti tollerati e addirittura condivisi, mai un'attenzione ai tifosi. Tifosi che invece hanno dato tantissimo. E che ancora oggi sono considerati i migliori tifosi Mi d'Italia. trovi Evidentemente sono. perfettamente Questo è il d'accordo, per quello problema. che ti Non può servire, eh. arrivare quinti, arrivare sesti, arrivare settimi. Certo, la rinuncia, io parlo sempre senza peli sulla lingua, la rinuncia all'Europa League di 2 anni fa è veramente un gesto antipatico. Perché Livorno-Siena sono due partite in cui io mi sono sentito dire in pratica, no, non abbiamo voglia di. Là è stato davvero antipatico. Però la novità è allettante, non per quello che può produrre in termini di risultati sportivi, ma proprio in termini di sogni e di forma di rispetto verso una tifoseria. Sogni azzerati, diciamo, in questo momento. Assolutamente sì. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, sono Dino Romano d'Acquaviva delle Fonti. Ciao, ciao Dino, Saluto ciao caro. l'amicone Ciao. Roberto Maffei, che Ciao. abbiamo condiviso forse adesso con tanti anni No, lasci perdere. Fai di sfumare, fai lontananza sfumare. ormai dal vecchio stadio della Della Vittoria, sempre vittoria, bello, eh. facevamo parte della curva insieme a lui, con Gianni De Bellis ai tamburi, lo assassino, te lo ricordi Roberto? Lascia stare, non. Bei tempi, bei tempi, Bei bei tempi, tempi bei Roberto. tempi. Niente, Enzo, io condivido in pieno quello che ha detto Roberto, perché noi siamo ai 45 anni che abbiamo vissuto l'era Matarrese. Come dice Roberto, In speriamo che pieno, un di giorno 46 io posso dirlo ufficialmente, insomma. possiamo godere veramente qualche. Pure per fargli vedere i nostri figli che anche noi a Bari abbiamo una squadra forte. Questo è il nostro sogno. Sì. Enzo, niente, ti vorrei rimarcare quello che disse ieri anche Cioè? l'ospite che stava, il signor Frisini, sì. Frisini. Noi abbiamo un bravissimo giocatore Albadoro, Lo Lo aspettiamo, io l'ho visto aspettiamo, lo giocare. Enzo, io l'ho aspettiamo. visto giocare. Io non l'ho visto giocare, devo Io l'ho dire visto giocare la verità. e ti posso garantire, gli è forte la davvero. È forte, vabbè. Forza Bari e tutte queste diceri ancora sulla società. Aspettiamo, aspettiamo con fiducia, in silenzio, i veri tifosi del Bari. Aspettiamo. Aspettiamo. Grazie, Forza Bari e grazie buon Dino. Natale. Grazie Enzo, anche a te. Un Roberto, un abbraccio agli amici abbraccio. di Acquaviva delle Fonti, visto che ci siamo. Allora, credo che si debba andare in pausa pubblicitaria, mi sembra di capire. Nella seconda parte, questo collegamento telefonico, è la prima volta peraltro che ospitiamo un collegamento telefonico con un rappresentante della Meliam, sentiamo cosa ha Di da cosa dirci. si A fra poco. tratta?